Cristina, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare alcune cose della biocosmesi. Anzi, ne faccio una cosa. Qua ho una specie di mio quaderno, tra virgolette, dove ci sono gli adesivi e il libricino. L'anno scorso, a Natale, ho fatto il profumo e il bagno schiuma e oggi andremo a fare la crema per il viso. E queste sono tutte cose che servono per fare la nostra crema. L'acqua demineralizzata, poi abbiamo dei bicchieri graduati, la base per crema, questa qua è importante, poi la e il colorante del clorofilla e poi l'acqua floreale e alla calendula e poi ovviamente la profumazione che volete. Io per esempio ho scelto vaniglia. Poi abbiamo la pipetta, la spatola e l'agitatore. Quindi queste sono scritte tutte le istruzioni e ora andremo a fare la nostra crema. Dobbiamo mettere nel nostro bicchiere da 100 ml e dobbiamo mettere 5 spatole e di base per crema. Farlo riscaldare e a bagnomaria. Questa cosa ovviamente la devono fare gli adulti e i vostri genitori. Ora dobbiamo prendere 4 pipette dell'acqua demineralizzata. Dobbiamo fare riscaldare pure questa. Ok, ora versiamo il bicchiere dell'acqua calda nel bicchiere da 100 ml. E ora dobbiamo mescolare con l'agitatore. Miei cuoricini, per raffreddarla prima potete metterla dentro il frigorifero, ma dovete coprirla con la pellicola. Ci vediamo dopo. 10 minutes later. Sono passati circa 10 minuti e ora andiamo a prendere la nostra crema. Apriamola. Ok, ora dobbiamo mettere la base profumata, quella che abbiamo scelto noi. Io per esempio ho scelto, aspettate che metto bene, io per esempio sono scelta la vaniglia, profumo alla vaniglia. Ora mettiamo 10 gocce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora 5 gocce della clorofilla. 1, 2, 3, 4, 5. Ora usiamo 10 gocce della calendula. Apriamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ora mescoliamo. Verrà un colore strano. Ecco, detto, sta venendo verde. Wow, un verde strano.
Ora lo dobbiamo versare nel nostro contenitore, barattolino, come lo volete chiamare voi. Ok, aiutandomi con la spatolina la versiamo. Sembra liquida. Ok. La nostra crema è pronta. Ora mettiamo gli adesivi. Per prima cosa dobbiamo mettere la data di nascita, ovviamente. La data di nascita e la data di scadenza. E la metto qua. Aspettate, no, facciamo qua, dai. La data di nascita. E allora, nata, scriviamo. Nata. E oggi ne abbiamo 16, 11, 20. E scade il 16 e 12 nel 2020. Ok, però in modo tale che poi dobbiamo aprire il tappo. Ci sono. Ok, si può aprire. Miei cuscini, ora proveremo insieme la crema. Vi devo dire solo una cosa, che visto che non sono praticamente comprate, non è molto densa, è un po' liquida, quindi se vi capita che è molto liquida, non vi preoccupate, è normale così, perché è fatta in casa. Ce la mettiamo in faccia. La spalmiamo, aiuto. Aspettate che non avevo gli occhiali. Questa qui ve la potete mettere anche prima di andare a scuola, per esempio. Miei cuoricini, ho provato la crema e ho notato che praticamente toccandomi la faccia, facendo così, praticamente cioè rende la pelle liscia e vellutata. E va bene, miei cuoricini, se vi è piaciuto questo video lasciate tantissimi like qua, iscrivetevi qua al canale per non perdere i miei video, attivate la campanellina per non perdere nessun video che caricherò, e se vi è piaciuta questa crema, se vi è piaciuto come si fa, potete anche farlo a casa, non è un problema. E potete commentare o su Instagram, mi chiamo così, o sulla community. E saluto a Mica, Francesca e Melissa. E ciao miei cuoricini, ci vediamo al prossimo video. Ciao!